arriverà in ritardo, però anche per rispetto di chi ha già si è collegato, direi di iniziare la serata. Io saluto e ringrazio Vincenzo Ferraro, che ha pubblicato di recente questo libro sul pesce rosso e che questa sera ce lo presenterà, diciamo, in maniera interessante sicuramente. Vai Vincenzo. Grazie a voi per questa opportunità, perché non sono abituato a... Cioè, per me questa è una passione che ho cercato di trasferire sul libro, è una passione che è durata tantissimi anni e per la prima volta mi sono deciso poi di inserire tutte quelle le traduzioni, le pubblicazioni che ho letto, insomma i libri che ho letto, in un unico libro che parlasse di un argomento, o meglio, diciamo, che portasse in Italia una cultura completamente diversa di questo pesce. Sicuramente i paesi asiatici rimangono ancora l'epicentro di questa cultura. Da noi la cultura del pesce rosso è completamente differente. Per cui ho cercato di trasferire quello che leggevo dalle pubblicazioni provenienti da quei luoghi qui in Italia. Quindi mi sono deciso a scrivere un libro che trattasse la sua evoluzione, però da un punto di vista prettamente scientifico, attraverso la classificazione e i meccanismi genetici che sono abbastanza singolari, che lo rendono molto, ma molto differente dagli altri pesci ornamentali. Scusate, non riesco a farlo. Allora, il libro è costituito all'incirca da 100 pagine, ed è suddiviso in questi capitoli. C'è una parte introduttiva, un capitolo dedicato esclusivamente alla storia del pesce rosso, mandando, diciamo, attraverso quelle che sono le parti storiche più importanti e soprattutto che siano documentabili da un punto di vista storico. E poi è ampiamente, diciamo, è discusso il capitolo della classificazione, perché, ripeto, la classificazione qui in Italia è uno degli argomenti che è, diciamo, un po' è ormai, diciamo, non esiste veramente un criterio di classificazione da noi, o meglio, i criteri di classificazione che vengono utilizzati dalle grandi associazioni acquariofile internazionali non sono proprio del tutto conosciuti qui in Italia. Un capitolo è stato dedicato esclusivamente ai meccanismi genetici, cioè ai meccanismi con cui vengono ereditate tutte le mutazioni che sono veramente abbastanza sul pesce rosso. Allora, inizio subito dall'aspetto della storia, cioè il capitolo della storia del pesce rosso. E sicuramente la storia del pesce rosso è abbastanza confusa e a volte, a tratti, sembra quasi anche fiabesca, però l'addomesticamento è un processo che è stato sì lungo, all'incirca 1500 anni di storia, e forse è il pesce ornamentale che ha sicuramente una storia più lunga rispetto a tutte le altre specie, e che diciamo, si può ricostruire con una certezza quasi del tutto affidabile grazie alla possibilità di non solo opere scritte da allevatori ed appassionati dell'epoca, ma anche perché è stato raffigurato, e quindi le testimonianze sono state lasciate fino ai nostri giorni, e dalle opere d'arte. Mi riferisco principalmente, per esempio, ai vasi cinesi. In esso, diciamo, nel lungo processo di addomesticamento si possono riconoscere tre fasi comunque ben distinte. Una fase di pre-addomesticamento in cui il pesce rosso era utilizzato in Cina esclusivamente dal punto di vista utilitaristico. E questa è una parte della storia del pesce rosso che ha avuto inizio nelle società agricole cinesi, dove è stata fondamentale la pianta del riso, perché si è prestata ad una forma rudimentale di acquacoltura. E quindi la forma selvatica del pesce rosso ha rappresentato per un determinato periodo di tempo una riserva alimentare, diciamo, che unita al riso bilanciava la dieta sia con le proteine di origine animale e con i carboidrati, quindi provenienti dal riso. Distinguiamo poi la fase di addomesticamento vero e proprio, che ha inizio durante la dinastia Song.
e che ha avuto il culmine nella dinastia Ming, perché quella è una dinastia che è caratterizzata dall'avvento dei vasi in ceramica che hanno permesso quindi l'inizio vero e proprio dell'archeologia. Ed è grazie alla realizzazione dei vasi in ceramica che il pesce rosso, che in precedenza era allevato soltanto da un certo, diciamo, da appartenenti a certi ceti sociali, tra cui per esempio i monaci buddisti, grazie ai vasi in ceramica, il pesce rosso l'allevamento del pesce rosso si è potuto anche trasferire nelle case, diciamo, delle persone meno agiate. E poi a questa fase segue invece una vera e propria fase di diversificazione, cioè, ed è quello su cui poi mi concentrerò sia sulla classificazione che sull'aspetto genetico, cioè il pesce rosso, al contrario di tutte le altre specie ornamentali, ha una vasta differenza fenotipica che è stata documentata nel tempo e che prende il nome, un autore cinese l'ha definita in questa maniera, era della selezione artificiale cosciente, in cui gli allevatori per la prima volta hanno iniziato a selezionare quelli che erano i riproduttori, mentre negli anni, diciamo nella storia precedente, l'insorgenza delle mutazioni era del tutto casuale, non veniva prestata attenzione alla selezione dei produttori e ci si limitava esclusivamente a mantenere quelle che erano le varianti della colorazione. Invece, durante questo periodo si può avere, allora, questo in parte già l'ho detto, durante questo periodo iniziano gli allevatori ad avere molta più ad essere molto più selettivi non solo nella scelta dei riproduttori, ma anche a stabilire quelle che erano le prime varietà ornamentali, ossia, per esempio, le scaglie opache, i pesci rossi con le scaglie opache sono stati documentati a partire dal 1688. Gli occhi telescopici, cioè i pesci rossi che hanno l'esoftalmia, che è normalmente una condizione patologica, però in questi pesci rappresenta una vera e propria mutazione che è stata fissata geneticamente, erano conosciuti già a partire dalla metà del XVIII secolo e la pergamena, per esempio, di Sauvigny del 1772 è una testimonianza storica perché in essa sono raffigurati già dei celestiali, per esempio, e degli occhi telescopici, quindi senza la pinna dorsale. Questo, per esempio, la mutazione senza pinna dorsale, perché esiste tutto un gruppo di pesci rossi senza pinna dorsale, sembra aver avuto origine già a partire dal 1726, anche se il testa di leone, e su questo mi fermerò in parte della classificazione, sembra che sia stato raffigurato nei dipinti cinesi già a partire dal 1429. Questo significa che alcune delle opere d'arte non sono state datate con accuratezza e quindi potrebbe, diciamo, alcune varietà potrebbero essere sorte ancora prima della testimonianza storica lasciata, quindi sia attraverso, appunto, come per esempio la pergamena di Sauvigny, sia attraverso le opere d'arte cinesi. Ioranda invece, o meglio, e anche su questo mi dovrò soffermare sulla classificazione, l'Oranda ha avuto inizio nel 1800, secondo un'illustrazione che era presente a Nagasaki. E poi, verso la fine del 1800, intervengono invece, diciamo, c'è l'avvento di una serie di varietà, tra cui gli Shubunkin, i Cometa e i Poidabero, che sono di selezione esclusivamente statunitense. In Italia invece sono stati importanti, diciamo, il pesce rosso in Italia arriva verso la fine del 1800, e sono stati importanti gli allevamenti che sono sorti in Emilia Romagna, diciamo, in tutti quegli acquitrini che erano utilizzati per la macerazione della canapa, perché in essa trovavano, diciamo, c'era un corposo zooplancton che veniva utilizzato appunto per il sostentamento degli avannotti. Entriamo invece nella parte della classificazione. Tutte le varietà di pesce rosso sono classificabili come Carassius auratus auratus.
pur avendo una diversa, diciamo una notevole diversità fenotipica, non esiste divergenza genetica tra le varietà di pesce rosso. Questo è stato possibile grazie alle nuove metodologie, tra cui il test unità 1 della citocromo ossidasi, che viene utilizzato per valutare la divergenza genetica intraspecifica, ma anche interspecifica. Funziona un po' come un codice a barre, che ha permesso appunto di dimostrare attraverso gli studi molecolari che questo gene mitocondriale della subunità 1 della citocromo ossidasi è altamente conservato e presente in tutte le varietà di pesce rosso, quindi appartengono tutte alla stessa specie. Perché sono stati necessari gli studi molecolari? Perché c'è stato un lungo periodo in cui è stata una grande diatriba in cui il progenitore del pesce rosso veniva identificato in due specie che sono il Gibelio e il Carassius carassius. In realtà, diciamo, questa confusione e questa paternità controversa era dovuta al fatto che le due specie sono in grado di darsi e di creare anche una prole fertile. Però esistono anche gli ibridi tra Cyprinus carassius, cioè tra le carpe e i pesci rossi, a cui diciamo che normalmente sono ibridi sterili, ma la loro sterilità è stata smentita da recenti incroci a distanza. Che cosa significa? Incroci di specie che sono lontanamente imparentate all'interno, per esempio, della stessa famiglia, quella di Cyprinidi. Lo vedremo poi nella parte della genetica. Quindi, grazie ai test molecolari, il pesce rosso nativo del fiume Yangtze in Cina è il progenitore selvatico del pesce rosso. Questo, diciamo, il suo areale si sovrappone perfettamente a quelle che sono la documentazione storica delle prime fasi dell'allevamento. Non esistono dei veri e propri criteri di classificazione delle varietà di pesce rosso, che sono veramente tante. Sono dei criteri convenzionali e talvolta anche eterogenei tra le associazioni acquariofile internazionali, però diciamo al di là di quelli che sono i criteri di classificazione, si possono suddividere in due grandi categorie. Le varietà omosome o omomorfe, che significa che sono tutte quelle varietà che hanno mantenuto il corpo del progenitore selvatico, quindi con un corpo idrodinamico perfettamente simile a quello del pesce rosso comune. E le varietà invece eterosome o eteromorfe, che si sono discostate notevolmente dalla forma del progenitore selvatico, con una serie di modificazioni anatomiche consistenti che hanno provocato poi anche infine una serie di problemi, tra cui per esempio il galleggiamento dovuto all'accumulo di gas nella vescica natatoria. Questo perché questi pesci, le varietà eteromorfe, hanno gli organi dello stesso volume del pesce rosso selvatico, però in un corpo anatomicamente ridotto, per cui da qui iniziano una serie di problemi e a sviluppare quindi tutta una serie di patologie, o meglio, tendono a sviluppare una serie di patologie. Però diciamo che le associazioni acquariofile, anche se non hanno diciamo un punto in comune nella classificazione, perché possono avere dei criteri di classificazione eterogenei, hanno svolto un ruolo fondamentale nel definire quelli che sono gli standard e favorire la conservazione di alcune varietà che sono difficili da commerciare, come ad esempio il Codavvero o altre varietà affini, e che hanno permesso diciamo di specificare che un pesce rosso può avere delle caratteristiche generali che costituiscono la forma del corpo, la colorazione, le pinne, le troviamo indipendentemente dalla varietà in ogni singolo pesce, e le caratteristiche speciali che sono invece espresse in una varietà e non sono riscontrabili in altre. Quindi questo è diciamo uno degli aspetti più importanti per la classificazione vera delle varietà. Diciamo oggigiorno purtroppo si assiste a un divario nell'allevamento tra la Cina e il Giappone, che sono i paesi comunque maggiormente coinvolti nell'allevamento di questi pesci, perché in Cina vengono invece utilizzate più varietà per ottenere dei pesci che esprimono più caratteristiche speciali.
Al contrario, invece, i giapponesi sono molto puristi, sono molto conservativi e non tendono a mischiare le varietà per ottenere dei pesci con caratteristiche speciali di altre varietà. Nel libro io ho illustrato quelle che sono i criteri di classificazione della Goldfish Society of America e della Bristol Aquarist Society, che sono abbastanza simili come criteri di classificazione, però a loro si deve la conservazione e di alcune varietà. Per esempio, la Goldfish Society of America ha favorito quindi lo sviluppo del coda a velo e la sua conservazione, essendo una delle varietà più difficili e anche più delicate. Mentre la Bristol Aquarist Society, per esempio, ha creato il Bristol Shubunkin, che è una delle varietà più appariscenti tra gli Shubunkin e anche, diciamo, abbastanza ricercate. Io, indipendentemente da quelli che sono i criteri di classificazione, dal riconoscimento ufficiale, sono state descritte nel libro tutte le attuali varietà, mediante l'uso della nomenclatura giapponese che si è diffusa tantissimo negli anni e coadiuvata anche dalla nomenclatura inglese. Partiamo dalla. Faccio una breve premessa: non potrò descrivere tutte le varietà perché ovviamente la presentazione sarebbe lunghissima. Lo stesso farò con gli aspetti genetici, chiaramente. Partiamo dal pesce rosso comune. Diciamo che il luogo comune è che il pesce rosso, il classico pesciolino rosso, ha la colorazione rosso-arancio. In realtà il pesce rosso comune può esistere in diverse varietà, in diverse colorazioni, scusate. E alcune sono di recente selezione, come per esempio la colorazione bronzo-blu, però esistono anche dei pesci transgenici, come per esempio Coifuna, che in realtà non è un vero e proprio pesce rosso, ma è un pesce rosso che è almeno, diciamo, secondo le voci che circolano, dico le voci perché non esiste una bibliografia ufficiale su questo pesce, e spesso, diciamo, quello che si trova in rete è puramente speculativo sulla sua origine, però di certo è che ha alcuni geni della carpa poi, che è un pesce rosso che raggiunge 60 centimetri, mentre normalmente il pesce rosso comune raggiunge 35 centimetri. Le prime generazioni avevano i barbigli come le carpe. E invece nelle generazioni successive sono stati eliminati addirittura anche i barbigli e le code sono diventate, la pinna caudale non è più, diciamo, lunga tipo cometa, ma quella classica del pesce rosso comune. Nel pesce rosso comune esistono anche le mutazioni delle pinne e delle scaglie. Per esempio, il pesciolino rosso con la caudale triloba è abbastanza frequente da trovare, però esistono anche quelle che in Giappone vengono chiamate onaga, sono le forme allungate del pesce rosso con doppia caudale. Esistono anche gli ibridi, e gli ibridi con le pinne più allungate, più lunghe, non sono altro che delle ibridazioni con cometa o con Shubunkin. Mentre, per esempio, questa è una forma abbastanza singolare che esiste solo in Giappone, il Jokko, che è un pesce rosso con la coda a velo. Quello che vedete qui è un esemplare giovane, ma gli esemplari adulti possono arrivare addirittura ad una coda che è il doppio della lunghezza dell'esemplare, ed è normalmente, diciamo, una coda che tende poi a collassare con il tempo, perché la lunghezza estrema delle pinne ha comportato anche il collasso dei raggi della pinna sia dorsale che della pinna caudale. Invece, questi sono tutti delle mutazioni delle scaglie. La Merscale, per esempio, ancora poco diffuso, è un pesce rosso in cui la riflessività della scaglia non è dovuta al fatto che è concava invece di essere convessa, e quindi il pesciolino, diciamo, all'apparenza sembra scolpito come se fosse scolpito da un orafo. Poi ci sono i mock metallic, che in realtà sembrano dei pesci rossi a scaglie metalliche, come tutti gli altri, invece sono dei pesci rossi con scaglie madrepellacee. Il Bluebelly, per esempio, difficile da distinguere dai pesci rossi con le scaglie opache, ad un occhio inesperto, sono dovuti a una parziale depigmentazione della scaglia dovuta a una mutazione genetica, e quindi hanno scaglie sì metalliche, ma diciamo, il bordo, o meglio, diciamo, il margine di ogni scaglia è depigmentato.
Poi abbiamo i mirror scales, cioè sembrano delle carpe questi pesci, in realtà sono pesci rossi con scaglie, grosse scaglie cicloidi, ma del tutto simili a quelle della carpa specchio, ma questa mutazione non è insorta perché si sono ibridati con le carpe, ma è una mutazione del tutto spontanea che insorta in maniera indipendente nel pesce rosso. Di questi si dividono, se diciamo, la mutazione mirror scales comporta il linear, cioè il mutante che ha le scaglie cicloidi esclusivamente lungo la linea laterale, lo scattered che è ricoperto proprio da piastre, da grosse piastre cicloidi, completamente ricoperto, e il ladder completamente senza scaglie, che è una forma un po' deforme, perché a parte la pinna caudale che si sviluppa completamente, la mutazione comporta una crescita anomala delle pinne. Tra le varietà che diciamo, su cui mi soffermo, l'Issue Bunkin. L'Issue Bunkin non possono essere considerate una singola varietà, perché ne esistono ben quattro forme diverse con caratteristiche distintive, che sono la forma americana, che è quasi priva di pigmentazione rossa, e tendono ad avere delle pinne molto simili a quelle del cometa, quindi con uno standard molto simile, con caudale molto lunga e con i lobi della caudale estremamente appuntiti. I London Issue Bunkin, selezionati in Inghilterra, che si può considerare come una forma calico del pesce rosso comune, il Bristol Issue Bunkin, che ha una forma, come viene chiamata in Inghilterra, a due cent, cioè a forma di cuore, giusto per intenderci, e l'originale giapponese invece, che ha poco conosciuto, ma è poco commercializzato, perché negli anni sono state favorite invece sempre più le varianti con sfondo blu. La colorazione dello Issue Bunkin è caratteristica, cioè una colorazione calico che poi per ibridazione è stata trasferita anche agli orifiamma, e con questo termine intendo tutti i fancy goldfish, che significa tutte le varietà con corpo breve e con doppia pinna caudale. Quindi questa colorazione calico prevede uno sfondo blu, macchie di color rosso, porpora, insomma ci sono diversi tipi di macchie. Ogni Issue Bunkin, sottolineo, non è mai uguale ad un altro esemplare, questa è una caratteristica tipica degli Issue Bunkin, che dovrebbero sempre presentare questi tre colori fondamentali: il nero normalmente diciamo presente sia sulle scaglie ma soprattutto sulle pinne, il rosso e il blu. Da che cosa derivano queste colorazioni? Derivano dal fatto che sono eterozigoti per un gene che provoca la trasparenza delle scaglie. Ma nella progenie di questi eterozigoti appaiono anche gli omozigoti di questo gene, il gene T. Gli omozigoti normalmente non vengono commercializzati perché non sono colorati, sono quasi del tutto trasparenti, addirittura si possono vedere anche le lamelle branchiali dall'opercolo, che risulta tutto rossato apposta perché si vede il sangue che passa, che irrora, scusate, le lamelle branchiali. E questi omozigoti, quindi, dicevo, sono normalmente scartati dagli allevatori. E perché sono così importanti questi omozigoti? Perché attraverso seguendo le generazioni successive, gli omozigoti si possono colorare e diciamo del tutto come la forma eterozigote, e possono apparire del tutto indistinguibili dal fenotipo eterozigote. Qual è però la particolarità di questi pesci? Che riproducendosi producono altri omozigoti colorati, i cosiddetti Camelot Issue Bunkin, vengono definiti così in Inghilterra. Però negli ultimi tempi sono state selezionate proprio da questi omozigoti delle generazioni nuove di Issue Bunkin, tra cui il Midnight Blue, che normalmente dovrebbe avere una colorazione madre perlacea completamente blu, senza contaminazione di altri colori. In realtà il nero è uno dei colori permessi, poi i Midnight, che sono molto scuri, quasi totalmente ricoperti dalla colorazione nera, i Sunken Goldfish, che hanno un nome appunto perché molto simile a quello alle colorazioni utilizzate, diciamo, la nomenclatura utilizzata per le carpe, i Black Opal Issue Bunkin, che hanno un colore nero ebano abbastanza intenso, e lo Sky Blue invece, che è un altro degli Issue Bunkin completamente blu, però può avere sia scaglie madre perlacee sia scaglie opache. Un'altra varietà su cui mi devo soffermare è l'Olanda. L'Olanda normalmente, diciamo, almeno
negli ultimi anni sembra quasi aver questo, il nome di questa varietà sembra aver soppiantato il termine fancy goldfish, cioè fiamma, cioè pesci rossi con corpo breve e doppio caudale. In realtà Doranda è una varietà con caratteristiche ben precise e non rappresenta un gruppo di pesci rossi con doppio caudale e con corpo breve. In realtà è già di per sé è un gruppo abbastanza eterogeneo di pesci che si distinguono in base alla forma del corpo, che può essere ovale oppure affusolata, in base all'escrescenza, che c'è la gusid, che ha l'escrescenza completamente sulla sommità del capo, la tiger id invece che ha l'escrescenza sulla sommità del capo e sull'opercolo, la lion id invece che ha ricoperto non solo non solo la sommità della testa e anche l'opercolo, scusate, l'opercolo, ma anche la zona infraorbitale della testa. E poi può essere anche suddivisa, cioè classificata in base al tipo di pinne, ribbon tail o broad tail, che sarebbero gli Oranda con la coda a velo della varietà, appunto, coda a velo, cioè una coda praticamente senza biforcazione che prevede anche, diciamo, anatomicamente un peduncolo caudale leggermente ricurvo verso il basso. Anche l'Oranda diciamo, ha avuto una grande diversificazione di colorazioni, queste sono alcune. Le più recenti sono l'Apache, per esempio, la Tricolor, la Kirin. In testa di leone è un'altra delle varietà su cui mi voglio soffermare, perché generalmente per testa di leone si intende appunto l'Oranda. In realtà è una razza, c'è cioè una varietà senza la pinna dorsale, forse è una delle prime che è stata selezionata. Ultimamente, per esempio, il testa di leone è stato incrociato con il ranciu giapponese, creando il Lion Chu, che racchiude le caratteristiche del ranciu, però possiede un'escrescenza voluminosa pari a quella del vero testa di leone. Il testa di leone ha avuto origine in Cina e tuttora viene allevato in Cina ed è caratterizzato non solo per un'escrescenza craniale notevolmente voluminosa, ma anche per avere, diciamo, un peduncolo caudale perfettamente in linea con l'asse orizzontale del pesce, quindi al contrario del ranciu, che invece ha una curvatura completamente verso il basso. Come è caratterizzata questa escrescenza? Si distingue in tre aree: quella craniale, quella infraorbitale e quella opercolare. Il ranciu invece si discosta notevolmente dal testa di leone perché non solo forma un angolo acuto nel punto di unione tra il peduncolo caudale e le superfici superiori delle caudali, che sono rivolte poi lateralmente verso l'esterno, con lobi inferiori quasi orizzontali, quindi ha delle caratteristiche diverse rispetto a quelle del testa di leone. Deriva sicuramente dalla selezione ulteriore che ha subito il testa di leone cinese una volta raggiunto il Giappone. Anche il ranciu, esattamente come tutte le altre varietà, è stato sottoposto a una notevole diversificazione di colorazione. Passiamo invece a quelli che sono gli aspetti generici. Nel libro io ho trattato sia le mutazioni della colorazione, le mutazioni delle scaglie, le mutazioni craniali, la mutazione della doppia caudale, l'evoluzione del Crassius auratus nell'Asia orientale, le mutazioni delle pinne, l'allotetraploidia, la pressione selettiva e un pesce rosso sperimentale che appunto pesce rosso dall'incrocio interspecifico, più diciamo, una discussione dell'albero genealogico, cercando quindi di identificare quelli che sono stati i passaggi fondamentali nella discendenza tra una varietà e quella successiva. Partiamo da quelle che sono le mutazioni della colorazione. Ne discuto soltanto due, quelle che sono, diciamo, più note, tipo la mutazione xantica, che è normalmente, diciamo, abbastanza frequente nei pesci ornamentali, ma quelle che sono le mutazioni xantiche presenti nel pesce rosso hanno una particolarità,
Normalmente queste mutazioni sono recessive, invece nel pesce rosso sono caratteri dominanti. Che cosa dipendono? Da una coppia di loci con due alleli, DP1 e DP2. DP1 con la D maiuscola sono ovviamente quelli, i loci dominanti, che causano la perdita dei melanofori. È sufficiente che ci sia soltanto uno attivo di questi geni, affinché ci sia la dimelanizzazione. Quindi è ovvio che un pesce rosso che ha tutti e quattro gli alleli di tipo dominante dimelanizza già a uno stadio giovanile di 2 o 3 mesi. Sarà molto più lenta la demelanizzazione invece di un pesce rosso, di un individuo che ha soltanto un allele dominante, gli altri recessivi. Il gene però, oltre a distruggere i melanofori, quindi a provocare la perdita della melanina, può causare anche la distruzione degli xantofori, quindi provocare quindi quelle che sono le colorazioni bianche o le colorazioni bicolore come per esempio quella sarasa, cioè bianco e rosso. Un'altra colorazione che ho discusso è la colorazione calico. Prima, quando abbiamo parlato degli Shubunkin, ho detto che questa mutazione deriva dal gene T. Tutti gli Shubunkin sono a fenotipo madre perlace. Quando io dico tutti gli Shubunkin, intendo gli Shubunkin che vengono commercializzati, cioè quelli che arrivano normalmente nei negozi di acquari. Il fenotipo madre perlace, quindi è eterozigote per il gene T, significa che ha un gene dominante e un gene recessivo. Però riproducendo due individui eterozigoti abbiamo un 50% di fenotipo madre perlace, quindi l'eterozigote, il classico Shubunkin eterozigote, un 25% a fenotipo metallico e un 25% di fenotipo opaco. I fenotipo opaco sono gli omozigoti, mentre il fenotipo metallico sono Shubunkin esattamente con le scaglie metalliche del pesce rosso comune. E quando io parlavo prima dei Camelot Shubunkin, e quindi mi riferivo anche a quelle le generazioni successive che sono state seguite negli opachi colorati, mi riferisco appunto a quella, agli omozigoti da cui sono state create ulteriori colorazioni e che gli allevatori tendono ormai, essendo la genetica una materia che viene considerata, diciamo, sicuramente viene considerata molto di più rispetto al passato, sono trattenute dagli allevatori per ottenere dalla riproduzione degli Shubunkin una percentuale molto più alta di fenotipo eterozigote, il che, appunto, ritorniamo al discorso di prima. Attualmente potrebbero essere in commercio anche Shubunkin di tipo omozigote, e quindi degli opachi colorati, cioè opachi che normalmente dovrebbero avere una colorazione di tipo ghost, come viene definita, cioè a scaglie opache, si sono ricolorati e che sono del tutto indistinguibili dal fenotipo madre perlaceo. Tra le mutazioni delle scaglie che ho considerato c'è la scaglia perla, che normalmente si ritrova appunto in una varietà che si chiama appunto scaglia perla, di questa mutazione è responsabile un gene recessivo. Anche la scaglia Hammer è responsabile, cioè dovuta alla presenza di un gene che si manifesta in recessività. La scaglia Mirror. Le scaglie Mirror, che ricordo sono le scaglie cicloidi, le grosse scaglie cicloidi che si possono ritrovare nelle carpe specchi, sono controllate normalmente da un gene letale. Questo gene codifica per il recettore 1 del fattore di crescita dei fibroblasti e interviene in molti processi che sono importanti durante lo sviluppo dell'embrione. Per cui una mutazione in questo gene causa conseguenze importanti, tra cui appunto la letalità. Quindi uno si potrebbe chiedere perché nel pesce rosso questi geni invece si manifestano ed esprimono un fenotipo abbastanza particolare, che è appunto il Mirror Scales, perché il pesce rosso, al contrario della maggior parte degli altri pesci, non è un diploide, ma è un tetraploide. Normalmente un tetraploide significa che di ogni gene sono presenti almeno 4 copie. In più, diciamo, recenti scoperte hanno dimostrato che ci sono anche degli esaploidi e a volte anche degli ottaploidi. Quindi la genetica dei pesci rossi si complica ulteriormente dalla presenza di questi individui. Perché questo gene
permette l'espressione appunto del micro scales e non provoca appunto la letalità dello sviluppo embrionale. Perché esistendo in duplice copia, essendo tetraploide, di cui una copia non mutata, la copia non mutata permette lo sviluppo completo dell'embrione, si disattiva allo sviluppo ultimato per lasciare poi il controllo alla copia che è mutata, determinando la presenza delle scaglie cicloidi. Allora, il pesce rosso da incrocio interspecifico, ho detto prima, rappresenta una delle ultime ricerche che sono state effettuate, soprattutto in Cina. La poliploidia può aver contribuito allo sviluppo degli ibridi fertili che sono interessanti per l'evoluzione e per la genetica d'allevamento. Infatti, il genotipo e il fenotipo di una progenie si possono modificare con l'incrocio interspecifico, cioè tra specie differenti, che portano non solo ad un'alterazione del genoma, ma anche alla comparsa di ibridi che sono fertili, che quindi sono in grado di trasmettere questo nuovo patrimonio genetico alle generazioni successive. Ad esempio, è stato creato un ibrido tra la Red Crucian Carp, che ha 100 cromosomi, che appartiene alla sottofamiglia dei ciprini, con la Megalobrama amblicefale, che ha 48 cromosomi e appartiene alla sottofamiglia dei pulpini, per avere degli ibridi allotetraploidi, bisessuali fertili. Generalmente si verifica la presenza di triploidi sterili, tetraploidi fertili, da cui vengono ottenuti anche dei pentaploidi con incrocio con i triploidi. In Cina è stato eseguito il seguente esperimento, cioè sono state eseguite 14 generazioni di allotetraploidi. Tra chi? Tra l'incrocio tra il pesce rosso comune e il cassio, che è stato poi, creando un ibrido fertile, che è stato poi incrociato con la carpa specchi, generando un allotetraploide fertile, cioè quindi un ibrido tetraploide fertile in grado di poter trasmettere il patrimonio genetico alle generazioni successive. Infatti, questo ibrido è in grado di produrre stabilmente uova e spermatozoi diploidi, mantenere la tetraploidia tra una generazione e quella successiva, e le uova erano anche in grado di sviluppare ginogenesi, cioè non hanno bisogno, la ginogenesi significa non è necessario l'apporto dello spermatozoo, perché la funzione dello spermatozoo è quella semplicemente di attivare l'embriogenesi senza contribuire dal punto di vista genetico. Infatti le uova diploidi della prima generazione sono state fecondate con lo sperma di ibridi tetraploidi per formare un nuovo ibrido tetraploide, quindi con 200 cromosomi. Che cosa si è visto? Che l'ibrido era in grado, attraverso le uova diploidi, uova diploidi che vengono fecondate senza alcun trattamento della duplicazione dei cromosomi, significa che gli spermatozoi vengono irradiati con raggi ultravioletti e quindi non contribuiscono al patrimonio genetico. Si limitano soltanto a dare quella scossa all'ovocita affinché avvenga la suddivisione cellulare. Si è creata una vera e propria linea di uova diploidi con la formazione di diploidi ginogenetici, cioè significa che si è formata una linea clonale, dalla fecondazione di queste uova, attraverso il procedimento che ho descritto, si è formato un 2% di organismi diploidi e tetraploidi. Scusate, un 2% di organismi diploidi, stavo confondendo un attimo, che sono la carpa comune, la Red Crucian Carp, e un pesce rosso sperimentale. Cioè, questo che significa? Che la presenza della linea parentale, appunto, rappresenta la prova che i progenitori erano la carpa comune e il carassio selvatico, da cui si è originato però una terza forma che è molto simile ad un pesce rosso, chiamato appunto pesce rosso sperimentale, ed è tutto simile in effetti a un pesce rosso, tranne che per i rapporti di proporzione tra la lunghezza del corpo, la lunghezza della testa, la proporzione delle pinne. Questo potrebbe essere una prova che l'incrocio a distanza, quindi l'allotetraploidia, potrebbe aver contribuito all'evoluzione di questa specie.
Certo, servono ulteriori conferme da un punto di vista sperimentale. Infine, ho trattato l'albero genealogico del pesce rosso, cercando di delineare quelle che sono le discendenze delle varie età. E ho terminato la presentazione. Vincenzo, è partito un applauso qui dai soci che sono. Grazie, ho cercato di essere più breve possibile perché altrimenti sarebbe stata una presentazione Guarda, grossa. io ti ringrazio la presentazione, al contempo mi hai fatto sentire un ignorante abissale, perché devo dire che. Diciamo, non so se hai sentito che qualche commento, detto, uno dei nostri soci ha detto 40 anni di acquariofilia che si riducono in nulla, in niente di fronte a questa presentazione, perché sicuramente c'è una conoscenza genetica che al di dell'argomento della genetica che è al di fuori della comune portata di noi acquariofili molto più semplici diciamo, e meno evoluti. Però sicuramente ci hai dato degli spunti perché. Qualcosina andremo ad approfondire, penso che la curiosità è nata. Io a questo punto volevo anche chiedere agli altri partecipanti che sono presenti su Zoom di manifestarsi in video. Chiudiamo la Ciao a condivisione, tutti. Vincenzo, così Sì. facciamo vedere anche i volti dei partecipanti e se qualcuno ha qualche domanda specifica può farla, può rivolgerla a Vincenzo. Io. Ecco, c'è una domanda qui da uno dei nostri soci, da chi era Giovanni? No, Francesco Zezza. Ascolta. E avvicinati, Francesco, perché penso Sono che. stati a fuori. La serie delle domande. Ascolta, io ho vissuto 3 anni e mezzo in Vietnam, dove di pesci rossi ce n'era sfusi a pacchetti. Amavano molto i Blackmore, i cappuccetti rossi, i Chubunkin, amavano le koi, manco a dirlo. Poi esisteva un pesce che non sono mai stato capace di capire. Allora, è una sorta di pesce rosso, piuttosto grande, con i baffi da koi, ma con delle code sconsiderate. Sembrava quasi, per avere un'idea di che cosa stiamo parlando, di una koi con le code a velo. Che bestia è? È quello che ho descritto all'inizio quando ho parlato delle mutazioni della colorazione. Si chiama Koi Funa. È un pesce rosso che ha sicuramente in sé nel patrimonio genetico alcuni geni della carpa koi che sono responsabili della colorazione nera. Però è un pesce rosso che ha una dimensione maggiore rispetto agli altri, essendo appunto un organismo transgenico, cioè ha ricevuto dall'esterno un patrimonio genetico che non è il suo, quello della carpa koi. Raggiunge una dimensione diversa, infatti non è sui 35-40 cm la lunghezza massima che può raggiungere il pesce rosso, ma raggiunge i 60 cm. Questo a testimonianza del fatto che è un organismo, non propriamente possiamo definirlo pesce rosso, ma è un transgenico, ossia lui in questi pesci ci sono, c'è un patrimonio genetico che non è quello del pesce rosso. E non esiste purtroppo una bibliografia ufficiale. Io ho veramente ho cercato tantissimo la bibliografia, la testimonianza scritta, una ricerca seria, che dimostrasse che è un organismo che ha ricevuto i geni della carpa koi. In realtà, tutto quello che c'è su internet ha carattere puramente speculativo. Ognuno dice la sua, però in realtà, diciamo, non c'è una prova concreta che questi pesci siano stati manipolati da un punto di vista genetico. È la loro biologia e la loro crescita che fa supporre che siano organismi di questo tipo. Ho capito, grazie. Posso? Una cosa che volevo precisare, il libro di Vincenzo è acquistabile su Amazon, tra l'altro a un prezzo estremamente abbordabile. Ecco che vedo anche Fabio, il segretario del CIRC, che lo fa vedere. Hai l'audio silenziato, Fabio? È arrivato in ritardo, doveva arrivare una settimana fa, lo volevo leggere prima della presentazione, e invece è arrivato ieri.
Senti, ci rammenti il costo, Vincenzo? Quant'è il costo del libro su Amazon? Allora, io l'ho posto a 17 euro, ma poi penso che Amazon abbia inserito l'IVA, quindi sui 18 euro al massimo. Ok, quindi è un prezzo assolutamente accessibile, che denota la volontà di Vincenzo di fare divulgazione anche in questo ambito, perché è un libro che può essere acquistato con una certa facilità e che con le dovute armi, perché bisogna munirsi di pazienza e di andare a studiare. Io mi sono andato a vedere ripetutamente cosa significasse ginogenesi, tetraploidi, perché ovviamente non ho queste basi, io ho una formazione più tecnica, però mi ha stimolato parecchio, e in questo periodo, anche se ho pochissimo tempo, la notte, la sera prima di cadere tra le braccia di Morfeo, cercavo di approfondire questi aspetti. Una domanda, Vincenzo, quali associazioni sono presenti in Italia? Considera che noi siamo un circolo, un club ittiologico, un'associazione acquariofila, ma non temiamo le altre, nel senso che vogliamo fare rete, gruppo. Chiunque abbia un'associazione è benvenuto e la presentiamo, perché è un modo per fare cultura in ambito ittiologico. Puoi darci qualche informazione sulle associazioni italiane? Allora, le associazioni che si occupano di pesce rosso non ce ne sono. Ci sono dei gruppi Facebook che si occupano di pesce rosso, ma siamo tutti appassionati. Io, per esempio, sono inserito in diversi gruppi Facebook dove siamo quasi, diciamo, siamo appassionati, chi si documenta di più, chi si documenta di meno. Ma un'associazione vera e propria sui pesci rossi non esiste. Cioè, per dire, le associazioni che io ho nominato, quella, la Goldfish Society of America e la Bristol Aquarist Society, sono le associazioni che esistono veramente da tantissimi anni, da decenni ormai, anzi si può dire quasi dal dopoguerra in poi alcune, e non esiste un equivalente qui in Italia. Anni fa ci avevo pensato io di istituirla, però poi ho mollato, perché cioè, mi rendo conto che in Italia, quanto riguarda la cultura del pesce rosso, stiamo indietro rispetto all'Oriente. Non vorrei esagerare, ma... Anni luce. Sì. Posso fare una domanda al signor Ferraro? Prego. Allora, io sono un'appassionata di pesce rosso, quindi volevo chiederle... Come si fa a distinguere un omozigote colorato da un eterozigote colorato? Allora, bella domanda, perché gli omozigoti colorati in realtà derivano dalla progenie degli Shogun e normalmente venivano scartati perché sono poco appariscenti, quindi non vengono venduti, giusto appunto, cioè, parliamo in termini commerciali. L'eterozigote è quello fenotipicamente appariscente, quindi veniva utilizzato per l'aspetto commerciale. Distinguerli se l'omozigote si è ricolorato è praticamente impossibile, perché il fenotipo è lo stesso, a meno che uno non abbia un occhio esperto nel vedere che nella maggior parte degli eterozigoti ci sono anche delle scaglie metalliche. Negli omozigoti colorati scaglie metalliche difficilmente ce ne sono. Quindi quella può essere una prima distinzione ad occhio un po' più lento. Ovvio che l'aspetto più importante sarebbe invece la determinazione del genotipo. Allora lì, nell'opaco colorato, c'è soltanto il gene dominante. Nell'eterozigote troviamo il recessivo e il dominante. Grazie. C'è una domanda da parte di uno dei soci presenti, Giovanni. Aspetta. Si avvicenda con Francesco, ecco. Allora, premesso che anch'io come Andrea, diciamo, devo dire che la presentazione mi ha messo molto in difficoltà per quanto riguarda la comprensione della terminologia, però questo non ha diminuito l'interesse, perché effettivamente il pesce rosso è qualcosa che comunque ci ha sempre circondato, cioè il pesce rosso è la prima cosa che il ragazzino e la ragazzina incontrano per strada, nei negozi, o forse hanno a casa. Premesso questo,
Ti volevo chiedere questa cosa. Nel linguaggio comune, quando si parla delle forme mutate, si aggiunge sempre attenzione, sono più delicate, attenzione, si ammalano di più del pesce rosso normale. Ti volevo chiedere, a seconda della tua esperienza, ma questo è vero, cioè le mutazioni hanno portato anche a un deficit immunitario o comunque a una diminuzione della resistenza alle malattie, oppure è soltanto leggenda metropolitana? No, allora c'è una parte di verità, ma non si tratta di essere più delicati, soggetti alle patologie rispetto alla forma selvatica o comunque al pesce rosso comune. Sì, io ho sottolineato un aspetto nella descrizione, e tutti gli orifiamma, cioè tutti i pesci rossi che hanno corpo breve e doppia pinna caudale, i cosiddetti fancy goldfish, si chiamano così all'estero, e questi pesci si ritrovano tutti gli organi con lo stesso volume degli organi del pesce rosso selvatico, ma in un corpo anatomicamente compresso. Questo comporta una serie di problemi. Il problema più stupido, diciamo più comune, è la galleggiabilità, cioè dovuto al fatto che tendono ad accumulare nella vescica natatoria del gas che non riescono ad espellere, e poi fanno una brutta fine questi pesci, perché tendenzialmente hanno una forma globosa che favorisce il galleggiamento. A questo devo anche aggiungere un altro aspetto: non tutti gli acquariofili sono così attenti nell'alimentazione, perché questi problemi di vescica natatoria normalmente si verificano con meno frequenza quando il pesce rosso, gli orifiamma, diciamo il pesce rosso a varietà più delicata, viene alimentato con i granuli affondanti o con mangime surgelato, ad esempio. Accelera invece questo processo di galleggiabilità un mangime che deve essere invece consumato sulla superficie dell'acqua. Però è vero anche che molte delle varietà, molti dei fancy goldfish, io ho nominato per esempio il coda a velo, è una varietà che non si vede nei negozi perché è difficile commercializzarla, perché ha delle pinne estremamente lunghe e ha bisogno anche di esigenze particolari dell'acqua, addirittura di un movimento dell'acqua particolare, perché essendo un cattivo nuotatore, un filtro, una pompa troppo veloce può comportare addirittura problemi di grosso tipo a questo animale. Ad esempio, in questi pesci la lunghezza delle pinne, la mutazione che ha provocato la lunghezza delle pinne, ha provocato anche il collasso dei primi raggi delle pinne. Quindi non riescono a sostenere il peso di queste pinne. Quindi è vero che c'è una maggiore delicatezza. Sicuramente queste varietà non possono sopportare il rigore dell'inverno in laghetto o nelle vasche all'esterno, ma vanno esclusivamente curati in acquario. C'è qualcun altro che ha qualche domanda? Ecco, c'è Roberto, uno dei nostri soci. Ciao, complimenti per la grazie. Volevo dirti una cosa, io mi ricordavo che tutti i pesci rossi, più o meno, immagino anche questi qui, come dire, le varietà di allevamento, quando nascono hanno la colorazione, come dire, selvatica, quella marroncina. Bronzata, si chiama così. Bronzata, esatto. E questa colorazione, sapevo che se non si superasse, se non si superavano i 15 gradi di temperatura, veniva mantenuta praticamente per tutta la vita. No, perché l'ho spiegato, è tutto geneticamente stabilito. Cioè, se hanno la colorazione viene determinata dai geni, la pigmentazione o la depigmentazione. Allora, è sufficiente che ce ne sia soltanto uno di questi geni dominanti, e la depigmentazione, cioè la perdita della colorazione bronzata, avviene. La velocità con cui avviene dipende da quante copie ci sono del gene dominante rispetto ai geni recessivi. Addirittura i geni dominanti della depigmentazione possono causare anche la distruzione di xantofori e di iridofori, cioè quelle colorazioni tipo tutta bianca oppure sarasa bianco rossa. Quindi non provocano solo la perdita della melanina, possono provocare anche la perdita di altri pigmenti. È tutto geneticamente stabilito, cioè dipende dal genotipo del pesce, la temperatura non ha influenza. Quindi il fenotipo rimane, cioè se il fenotipo deve uscire colorato di rosso, riesce colorato di rosso a prescindere dalla temperatura.
È una voce, è una diceria che non è assolutamente vera. Sì, e ormai diciamo che da quando c'è stato l'avvento della genetica e della biologia molecolare, questi luoghi comuni sono stati sradicati, che erano delle leggende, ma in realtà poi la genetica ha dimostrato tutto il contrario. Cioè è il genotipo che determina il fenotipo, cioè l'aspetto esteriore, quindi anche la colorazione. Grazie. Di niente. Beh, non so se qualcun altro ha qualche domanda da porre a Vincenzo. Vincenzo, ti faccio io l'ultima domanda, se non ce ne sono altre. Volendo avvicinarsi al pesce rosso, quali varietà consigli? Sicuramente all'inizio le varietà omosome, cioè le varietà che hanno la forma del corpo simile a quella del pesce rosso comune, ce ne sono tante. E non sono inferiori come bellezza e anche come, diciamo, soddisfazione d'allevamento alle varietà più delicate, perché normalmente vengono scartate perché troppo rustiche, troppo adatte per il laghetto più che per l'acquario. In realtà non è esattamente così. Io stesso dico, io ho anche pesci rossi comuni di diverse colorazioni nell'acquario. Negli anni ho smesso di accumulare poi le varietà pregiate, chiamiamole così, perché sono soggetti a quei problemi di cui abbiamo parlato prima. E io consiglio sempre di avvicinarsi alle varietà omosome, cioè quelle simili al pesce rosso comune, per poi avvicinarsi gradualmente a quelle delicate. Però sicuramente quelle delicate le sconsiglio sempre, a parte il Fantail, che è il classico richiamo che si trova in giro, quello normalmente commercializzato, e le altre all'esterno non tutte potrebbero superare il rigore internale, tranne una, per esempio, i giapponesi hanno creato i Tamasaba. E non so se li avete mai visti, i Tamasaba sono ottenuti nei laghetti ornamentali insieme alle carpe poi in Giappone, superano, svernano tranquillamente all'esterno, non soffrono di problemi di vescica natatoria, sono abbastanza resistenti e hanno la forma esattamente del Ryukin, un'altra varietà popolare che è tipicamente giapponese. E... Francesco, qui presente in sala, chiede: una vasca da quanti litri sarebbe necessaria? Allora, almeno una vasca di 300-500 litri, non di meno. E dovrebbe avere almeno una profondità di 80 centimetri. Questo perché? Perché se arriva la neve, se arriva il gelo e si forma quindi uno stato di ghiaccio superiore, a 80 centimetri di profondità la temperatura normalmente non scende al di sotto dei 4 gradi centigradi, permette al pesce di stare in uno stato quasi dormiente e di poter svernare tranquillamente. Ovviamente la profondità ideale sarebbe quella di almeno un metro e mezzo, però mi rendo conto che non tutti hanno la possibilità di avere un laghetto con una profondità simile o con una vasca di questa profondità. E io, vabbè, vivo in provincia di Lecce, dove la neve non arriva mai, devo dire, per fortuna, e quindi ho una vasca con una profondità di 80 centimetri, i miei pesci svernano tranquillamente all'esterno. E altra domanda, una vasca per tenere degli oranda in casa? È almeno un acquario di 250 litri. Perché sono pesci che hanno bisogno di molto spazio. Considerando, allora, diciamo che questo è un aspetto che io non ho curato nel libro, perché mi sono fermato sulla classificazione e sulla genetica. Andrebbe scritto in un altro libro per la gestione del pesce rosso, che probabilmente magari farò. Allora, normalmente, diciamo, la proporzione sarebbe questa: ogni centimetro del pesce avrebbe bisogno di almeno 5 litri d'acqua. Quindi un pesce rosso di 15 centimetri ha bisogno di almeno 50 litri, facendo una proporzione così, così adesso immediata. Per cui diciamo che un acquario di 250 litri potrebbe ospitare al massimo 5 esemplari. Ovviamente 5 esemplari se vogliamo vederli crescere grandi. Ora abbiamo considerato l'oranda, che non supera quasi mai i 25 centimetri di lunghezza. Tranne se non andate in Giappone a prendere le jumbo orande, che raggiungono i 35-40 centimetri, che, come ho detto prima, l'oranda è un gruppo di pesci rossi eterogenei, non si può definire un pesce, cioè una varietà a sé stante. Sì. Va bene. Senti, io ti invito a scriverlo un altro libro, perché sicuramente hai stimolato la nostra curiosità, e quindi
come tutti gli acquariofili, le vasche non sono mai abbastanza, quindi ne metteremo qualcun altro dentro casa o fuori. Ma neanche io sono così matematico, nel senso che io non ho mantenuto, non mi sono soffermato strettamente a quella proporzione lì. Io ho più pesci in vasca di quelli che dovrei avere. Ma credo che qualsiasi acquariofilo. Siamo tutti uguali, guarda. Andrea, posso intervenire? Vai, Mauro. Buonasera a tutti, io sono Mauro Natali. Vorrei portare la mia testimonianza, perché io sono stato così pazzo che esattamente 40 anni fa gestivo un grosso allevamento di queste varietà eteromorfe e di carpe koi. Una pazzia, veramente una grande pazzia, che è durata alcuni anni. E erano anni in cui le informazioni erano zero. L'unico riferimento che avevo, non so se tu, Vincenzo, mi permetto di darti del tuo, ovviamente. Certo, ci mancherebbe. Ne hai sentito parlare? Era un inglese, un certo Frank Horm, che ha scritto vari libri sui pesci rossi, ma molto basic. E poi si faceva tutto sbagliando, imparando da propri errori. Ne facevamo molti, diverse decine di migliaia. Il problema è che eravamo in due e facendo anche carpe koi non si riusciva ad avere quel fatturato critico che consentiva a questa azienda di tirare avanti. Vorrei anche aggiungere un'altra cosa interessante. Quello che ha detto Francesco probabilmente è riferito alle koi pinnavelo, le butterfly, perché ebbi la fortuna nell'83-84 di ricevere le prime che arrivarono in Italia tramite l'acquario di Bologna dagli Stati Uniti, ed erano a tutti gli effetti delle carpe koi. Le abbiamo allevate e riprodotte per qualche generazione, erano solo un pochettino più piccole, ma proprio carpe riprodotte con le tecniche di riproduzione artificiale senza problemi. Del resto il carattere pinnavelo è comune a tantissime specie di pesci, come ben sai, quindi il discorso su Ioranda purtroppo è naufragato, perché anche allora arrivavano dalla Cina a due soldi, e quindi riuscire a gestire un allevamento in due persone con orari di lavoro folli e riuscire a camparci non è stato possibile. Però ne facevamo tanti, con tutti i problemi che danno questi pesci, compresa il famoso gennaio dell'85, dove io vivo in Umbria, ad Assisi. Ci fu un meno 17, le vasche gelarono, fortuna una serra non riscaldata che ci salvò tutto lo stock dei riproduttori. Cosetta carina, mettemmo a punto una tecnica di riproduzione artificiale con fecondazione artificiale, tutta nostra, ma che dava degli ottimi risultati piuttosto che la deposizione su un substrato naturale o sintetici. È stata una bella esperienza, nutro per questi pesci ovviamente un amore odio che perdura. Adesso ho i Bristol, lo Shubunkin, che sono riuscito ad avere, un pesciolino meno impegnativo rispetto a Ioranda. Comunque grazie, comprerò senz'altro il tuo libro, perché la parte genetica sarà particolarmente interessante. Grazie Mauro del tuo contributo. Allora, se non c'è nessun altro che... C'era un'alzata di mano prima, però non... Ah sì, Raffaello, vai. Ma non so se mi sentite. Sì, io sì. Okay. Un po' disturbato, però... Sì, importante è che un po' vecchiotto ha subito tanta danni in questi anni, si è consumato. Due domande, dice, che io in tanti anni non sono mai riuscito. Bluebell... e su alter ego il mock metallic, e poi la colorazione che mi devi chiarire stampabilmente del Japan, no, Japan Shubunkin. Allora, ho capito solo, allora io ho capito che vuoi conoscere meglio la distinzione tra il Blue Belly e il mock metallic. La seconda domanda non l'ho capita sinceramente perché era disturbato l'audio. Il Japan Shubunkin. Il giapponese, lo Shubunkin giapponese, quello originale. Esatto. Allora, trovare uno Shubunkin giapponese originale in Italia è quasi impossibile. Impossibile. Neanche una foto. Però
Però con un po' di fortuna le aziende che importano dal Giappone qualcuno l'hanno fatto arrivare. Io ho avuto la fortuna di trovarne uno e me lo custodisco gelosamente nella mia vasca, non lo cederei mai. Lo devi fotografare bene e mandarlo, perché non lo vedo mai bene quando li fotografi. Allora, qual è la differenza con gli altri Shubunkin? Questo che è, allora, il giapponese, il vero giapponese, non ha lo sfondo con la colorazione blu. È raro trovare uno Shubunkin giapponese con sfondo blu e quindi sfondo blu con tutta la variegatura delle macchie. Normalmente i giapponesi l'hanno selezionato partendo dal telescopio calico, perché quella colorazione calico esisteva nei miei pesci telescopici, non nel pesce rosso comune. Però gli originali, i giapponesi, avevano fondo bianco con macchie di diversa colorazione, nera, principalmente rossa, e poi tutte le altre macchie che sono venute successivamente con ulteriore selezione. Quindi lo Shubunkin giapponese si distingue da questo: fondo bianco, macchia nera, macchia arancio, rosso, carminio, ma non c'è il blu. La lunghezza delle pinne è un'altra caratteristica, perché gli Shubunkin giapponesi non hanno le pinne come il cometa, cioè con la caudale estremamente lunga, con i lobi che terminano a punta, come esattamente avviene negli American Shubunkin. Tra l'altro, gli americani hanno eliminato quasi tutte le varianti rosse, cioè è uno Shubunkin che tende verso la colorazione quasi melanica, un po' come il Midnight Shubunkin, solo che nel Midnight troviamo anche altri colori, tra cui il blu, il nero, il rosso e il giallo. E la distinzione tra il blu belly e il mock metallic, in realtà sono la stessa cosa, quindi parti dal blu belly, che si chiama così, addome blu, perché quando è un avannotto l'addome è completamente bluastro. In realtà questa mutazione non è come nel gene T che causa la depigmentazione totale della scaglia, quindi per cui la scaglia diventa completamente opaca, trasparente, quindi puoi vedere tutto ciò che c'è nel derma, tant'è che questi pesci completamente opachi sono quasi trasparenti, si possono vedere gli organi. Il blue belly invece ha una depigmentazione parziale degli iridofori, cioè quei cromatofori che contengono guanina, la sostanza che provoca la riflessività delle scaglie, quindi le scaglie metalliche dei pesci rossi comuni, per intenderci. Un blue belly vero ha una scaglia ricoperta di guanina, quindi con i iridofori al centro, mentre il bordo della scaglia è del tutto trasparente. Questo è il vero blue belly. Oh, questo è il vero più bello, e poi ha l'occhio a staffa di cavallo. Okay. Il mock invece è un'ulteriore mutazione del più bello, cioè essendo pesci normalmente con una depigmentazione parziale, il mock ha una scaglia di tipo madreperlacea, invece di esserci gli iridofori, e quindi che provocano la riflessività della scaglia, di scaglia metallica, hanno invece una scaglia ulteriormente depigmentata e quindi assume l'aspetto fenotipico del madreperlaceo, ossia la guanina non c'è sulla scaglia esterna, ma sotto la scaglia. Ah, ok. Ci siamo? Adesso sono stato più chiaro, forse, perché questa è una distinzione abbastanza difficile da descrivere. Quindi la distinzione tra il mock e il blue belly è questo: riproducendoli insieme si ottengono dei pesci della colorazione verde oliva molto caratteristica. Bene. Grazie Vincenzo. Grazie a voi. Allora, io direi di concludere la serata. Complimenti di nuovo, grazie della presentazione. E aspettiamo il secondo libro, Vincenzo. Spero di riuscire a farlo. È anche un post con lo Shubunkin nel nostro gruppo, insomma, su Facebook. Perché no? Perché no? Se sì. No, uno solo, insomma, lo vediamo tutti. No? Sì. Una bella foto. Lo Shubunkin giapponese che. Esatto, sì. Se la pubblichi sulla nostra pagina Facebook ci fai sicuramente una cosa gradita. Va bene, lo devo prelevare dalla vasca. In realtà diciamo che forse una
un pesce che è abbastanza singolare, che devo dire dagli appassionati è piuttosto invidiato, perché sono riuscito a metterlo a punto partendo da esemplari color cioccolato di pesce rosso. Ho un pesce rosso completamente nero, che non è un koi funa, cioè è un vero pesce rosso nero. Quello, di quello dispongo le foto, perché l'ho levato tempo fa dalla vasca per inserirlo in acquario e fotografarlo. Quello subito, lo shibunki giapponese dovete aspettare un po'. Vabbè, aspetteremo. Ci accontentiamo intanto di quello nero, poi aspettiamo l'altro. Quello nero a disposizione, lo posso mettere anche domani, sicuramente ve lo posterò. Volentieri, grazie mille. Aspettiamo, grazie. Bene. È sempre gradito. Grazie a voi. Grazie di nuovo Vincenzo, e ricordo a tutti i partecipanti, a chi è socio e a chi non è socio, che si può rinnovare l'associazione per l'anno 2023, e per chi fosse interessato a supportarci accettiamo volentieri nuovi soci. E, insomma, continuiamo così, continuiamo con i nostri incontri mensili. Ricordo che per chi è di Roma abbiamo la possibilità di riunirci mensilmente presso questa sala, e per poi andare a prenderci una pizza, tipo, per gradire, per stare insieme, per fare cultura acquariofila. Annuncio che a seguito della riunione dell'assemblea del mese scorso cominceremo anche delle altre attività sociali, uscite in natura, visite e altre cose. Parteciperemo al museo di Calci assieme ad altre associazioni con alcune vasche tematiche. In pratica presenteremo a metà aprile faremo una presentazione sulle specie aliene presenti a Vulci. Cercheremo di portare anche qualche esemplare, e poi altre attività verranno divulgate. Saluto tutti, di nuovo Vincenzo e tutti i partecipanti. Grazie e buona serata. Buonasera. Ciao, grazie. Grazie, buona serata a tutti. Ciao a tutti. Ciao. Buonasera. Ciao, grazie, buona serata.